Professor Salsa, montagna e architettura. Quanto il patrimonio edilizio attuale rispetta il delicato paesaggio alpino? Devo dire che al momento attuale il rispecchiamento del paesaggio alpino, anche qui dobbiamo intenderci quale paesaggio alpino, quello tradizionale, aprirebbe una lunga riflessione, ma certamente purtroppo a partire dagli anni 60-70 sul versante italiano delle Alpi, ma anche su quello francese, devo dire, questa attenzione verso un rispetto del paesaggio non c'è stata. Perdiamo il contatto case, con i uomini, eccetera, ha alterato profondamente, ha in pratica colonizzato la montagna con modelli metropolitani. Quindi lungo quali direttrici si deve intervenire? Bisogna intervenire in un recupero intelligente della tradizione, ma attraverso l'innovazione, cioè attraverso la sperimentazione di nuovi materiali, di nuove idee, di nuove forme, eccetera, che però siano in grado di dialogare con il territorio. Quando c'è la rottura, la frattura del dialogo col territorio, non c'è più paesaggio. Salvaguardare le Dolomiti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO significa anche ripensare il sistema di mobilità. È possibile recuperare questo sistema di ferrovie dismesse ed è stato un errore dismetterlo? È stato sicuramente un errore dismettere, perché oggi come oggi, se noi valutiamo i problemi del traffico che si manifestano soprattutto nel periodo turistico invernale nella Val Gardena, in Val Laurina, in Val Pusteria, in Val Venosta, in tutte le valli diciamo, in cui abbiamo dei esercizi turistici, è incredibile di come una ferrovia che anticamente c'era potrebbe risolvere il problema. Tipo adesso Campo Torres, che verrà insomma, esposto a uno studio di fattibilità, la possibilità di riattivare una tratta che è stata costruita nel 1908 e dismessa negli anni 70.